Fatto. Faccio le dichiarazioni, poi mi lasciate libero di prendere un caffè senza seguirmi? Sì, no, no, mi fate le domande. A queste condizioni. Mi lasciate libero di prendere un caffè? Non mi seguite? No, non ho accettato la fusata. Vabbè, però loro sì, le telecamere appresso mi danno ansia. Prego, solo domande se volete. Allora, che cosa dirà al professor Trastevere? Le cose le dirò al pubblico ministero, come persona informata sui fatti le dirò al pubblico ministero, non le posso anticipare a lei ovviamente. Riferirò doverosamente tutti i fatti di mia conoscenza. Presidente, la preoccupa il fatto che il procuratore facente funzioni rosa, dopo i primi due interrogatori, abbia però già rilasciato... Procuratore di? Certo, abbia già rilasciato un'intervista alla RAI nella quale ha affermato dalle informazioni che il suo possesso, l'ipotesi della zona rossa dell'Alzano e Nembro, era di competenza del governo. Non sono affatto preoccupato. Non è un atteggiamento di arroganza, non è un atteggiamento di sicumera, non commento le parole del procuratore che le ha citato, che sono state anticipate alla RAI, ci confronteremo venerdì, riferirò tutti i fatti di cui sono a conoscenza, piena serenità. Ho letto una dichiarazione delle forze di opposizione, Fratelli d'Italia, tutte le opposizioni. Beh, l'affermazione, l'anticipazione mi sorprende, voi dovete sapere, ma lo sanno bene anche loro che hanno avuto anche incarichi istituzionali, alcuni presidenti, ministri, vicepresidenti del Consiglio, che quella Villa Panfili, quel casino è la sede istituzionale di alta rappresentanza della Presidenza del Consiglio, quindi il fatto di invitarli lì per confrontarci, per come progettare l'Italia che vogliamo, per come progettare l'Italia del rilancio, è un gesto di attenzione anche nei loro confronti. Loro stessi e io ovviamente come Presidente del Consiglio abbiamo fatto tanti ricevimenti di Stato, abbiamo ricevuto i capi di Stato, quindi è un luogo più istituzionale di questo non si può. La Commissione che chiede verità e giustizia del Giulio Regeni chiede la sua presenza. Urgenza di riferire alla Commissione parlamentare. Non è usuale, mi dicono, che un Presidente del Consiglio sia chiamato a riferire in una commissione d'inchiesta parlamentare, ma io assolutamente adesso terminiamo e appena possibile sarò davanti alla commissione a riferire. Guardi, se non fossi stato convocato alla commissione Regeni vi avrei risposto anche nel merito e nel dettaglio. Siccome sono stato convocato a una commissione parlamentare, riferirò doverosamente ai rappresentanti del popolo che sono componenti della Commissione. Poi riferirò anche a voi. Presidente, si sta aprendo una nuova fase, abbiamo superato la fase 1 dell'epidemia. Io le chiedo, c'è chi chiede una commissione d'inchiesta anche dentro la maggioranza come Italia Viva? Io le chiedo se è la commissione d'inchiesta al di là dell'indagine, allora se è una commissione d'inchiesta che l'Italia non ha dato mai grandi risultati, qual è secondo lei lo strumento per dar conto ai cittadini delle decisioni che sono state prese a livello nazionale, a livello di regioni, per contrastare la diffusione dell'epidemia, ma soprattutto nella fase di prevenzione dei contagi, quindi prima della fase 2? Ma guardi, tutte le indagini, le inchieste ben vengano, i cittadini hanno il diritto di conoscere. E noi che abbiamo responsabilità istituzionali di rispondere in tutte le sedi istituzionali e anche di fronte ai cittadini, anche qualche volta informalmente. Da questo punto di vista, se c'è una richiesta di un'indagine parlamentare, non spetta al Presidente del Consiglio un commento. Evidentemente è un'iniziativa parlamentare e il Parlamento deciderà. Come pure se c'è un'inchiesta da parte della Procura di Bergamo, è giusto che anche il Presidente del Consiglio si renda subito disponibile come persona informata sui fatti. Per quanto riguarda prevenzione, per quanto riguarda repressione, intervento cioè successivo, beh, insomma, tutti questi mesi abbiamo parlato, io stesso ho riferito in modo molto trasparente su quelle che erano le nostre iniziative. Ripeto, il mio è un atteggiamento sereno,
ma non di chi ostenta una arroganza, una presunzione, di chi ha agito in scienza e coscienza ogni volta che ha preso una decisione, molto, delle volte anche molto difficili, perché ci sono dietro tantissimi decessi, tanta gente che ha sofferto. C'è stata veramente una, è stata una pandemia e lo è ancora, una pandemia che ci sfida ed è una prova molto difficile, però io sono sereno con la mia coscienza e anche, diciamo, essendo stato affiancato insieme ai ministri da persone competenti, esperti, abbiamo cercato di fare veramente tutto il possibile per salvaguardare la nostra comunità nazionale. Presidente, qualche settimana fa trasmettere in streaming di incontri con loro. Mi sembra superato dal fatto che non vogliano venire, si convinceranno che è una sede istituzionale e poi ne parliamo. Sugli stati generali. Sì, Colao, vi anticipo un attimo come sono strutturati questi incontri. Avremo quindi sabato, c'è una giornata, come dire, una sessione poi inaugurale dedicata al contesto internazionale. Quindi avremo tanti ospiti d'eccezione, tanti rappresentanti delle autorità internazionali con cui ci confronteremo su quello che è il trend economico, su quello che è l'impatto dello shock nell'economia globale, europea e anche nazionale. Dopodiché da lunedì inizierà il confronto con tutte le parti migliori del paese, parti produttive, parti sociali, tantissimi stakeholders, e inizieremo, mi sembra doveroso, anche omaggiare il lavoro che hanno fatto i componenti della Commissione Colao. Inizieremo proprio con Colao, che ci riferirà il senso, la filosofia dell'iniziativa. È un buon lavoro, visto che ha ricevuto, come è normale che sia, varie critiche, ci stanno. Ovviamente noi ministri stiamo adesso in queste ore, in questi giorni, lavorando, devo dire, con molta soddisfazione. Da ieri, oggi, sono incontri intensissimi con i miei ministri, stiamo mettendo su un piano, perché ovviamente vogliamo confrontarci con le migliori forze del paese, ma portando anche già dei progetti, delle idee molto concrete. Sarà un confronto di lavoro ma molto concreto. E questa sera, domani mattina, avremo anche un confronto con tutti i gruppi della maggioranza, delle forze che sostengono il governo, perché voglio che questo lavoro, questo progetto che preliminarmente presentiamo, sia quanto più condiviso possibile, in modo da poter completare questo confronto poi con le forze del paese e avere un piano ben definito. E voglio sottolineare, questo ci deve rendere tutti orgogliosi, che a livello europeo hanno molto apprezzato questa nostra predisposizione già a elaborare questo piano, il fatto che ci siamo messi subito al lavoro per potenziare gli investimenti, per elaborare progetti, riforme strutturali che fanno bene al paese, che ci faranno correre, confidiamo. Presidente, anche di qua. Scusate, permettetemi. Necessità di ampliare ulteriormente il rapporto tra deficit e PIL rispetto a quello già approvato dal Parlamento. Il governo non era consapevole di questa cosa, è d'accordo, chiederà uno spostamento ulteriore? Guardi, adesso si stanno, diciamo, sedimentando, attuando tutte le misure che abbiamo predisposto, quindi gli 80 miliardi è chiaro che hanno richiesto e stanno richiedendo un po' di tempo. Dopodiché valutiamo un attimo adesso l'impatto che avranno, le valutazioni dobbiamo fare, diciamo, nel momento in cui avranno piena attuazione. È chiaro che noi dobbiamo essere pronti anche per interventi di immediato, più immediati. Quando parliamo del piano di rilancio, questo riguarda la somma che riusciremo, come dire, a mettere, a stanziare tramite anche gli interventi europei, ma chiaramente anche un progetto di più ampio respiro. Non è assolutamente da escludere la necessità che dovremo intervenire in tempi più immediati. Adesso non ci fate fare delle valutazioni, ma noi sappiate che siamo disponibili a fare tutto quello che serve agli italiani, nei limiti ovviamente di un quadro di finanza pubblica di cui dobbiamo tener conto. Presidente, il luogo del confronto è il Parlamento, dicono le opposizioni. Cosa risponde? Credo di aver dimostrato di andare, scusate, credo di aver dimostrato di andare in Parlamento in tutte le occasioni possibili e immaginabili, ci sarò ancora la settimana prossima. Credo che accusarmi di sottrarmi al confronto nel Parlamento sia, come dire, un'accusa un po' ardita. Presidente, nella fase 3 si aspettano altre aperture, ci sarà un nuovo DPCM, visto come stanno andando i contatti? Stiamo predisponendo un DPCM perché ci sono alcuni, diciamo, interventi in scadenza,
però nulla che cambi completamente il quadro attuale. Ormai io vedo dei cittadini complessivamente molto responsabili, vedo un'Italia pronta ad affrontare questa nuova fase. Dobbiamo continuare così, dobbiamo rispettare il distanziamento, se non c'è distanziamento mascherine, ma non possiamo tenere un paese bloccato. Grazie a tutti. C'è la dottoressa Fusani che voleva intervenire. A mia insaputa, non ho partito. Grazie. Grazie a tutti.